È un giudizio che scaturisce dall'analisi di ciò che non è stato fatto in questo primo anno di amministrazione guidata dal magistrato Costa. La città presenta sempre più emergenze, sempre più problemi irrisolti, problemi che non sono stati affrontati, riteniamo, con il giusto piglio in questo primo anno di amministrazione. Da sottolineare inoltre c'è il problema di una assenza totale di programmazione inerente alla risoluzione di tali problemi e né tantomeno di una programmazione tale da dare una prospettiva di crescita alla città. Assistiamo oggi, nonostante il grande impegno, e va riconosciuto, del sindaco, ad una città che non riesce a risollevarsi. Una giunta, quella guidata da Costa, di cui si sono perse le tracce, tranne che per qualche assessore. Noi abbiamo assoluta difficoltà anche a ricordarci i nomi, i volti degli stessi, nonché dell'operato, operato che per la gran parte della giunta è sostanzialmente nulla. Io penso che mai prima nella storia di questa città, al netto dell'aggiornamento normativo che riguarda il piano triennale delle opere pubbliche, mai prima sono state previste solo due opere pubbliche nell'arco del prossimo anno. Questo va a manifestare un assoluto limite di questa Un amministrazione. resoconto critico, ma anche costruttivo. Voi siete disponibili a dare una mano, a dare massima disponibilità con la vostra filiera governativa? Assolutamente sì, lo abbiamo già dimostrato con fatti durante questo primo anno, tant'è che addirittura qualche assessore della Giunta Costa pubblicamente ha ringraziato dell'impegno profuso da me o comunque da altri consiglieri del Partito Democratico per la risoluzione di alcuni problemi. A tal riguardo rinnoviamo questa massima disponibilità, anche perché siamo convinti di una cosa: un uomo solo non può risolvere tutti i problemi della nostra città e pertanto sfidiamo chiunque a dire il contrario, e cioè che fino ad oggi il governatore Oliverio, in primis, ha sempre dimostrato massima attenzione e massima disponibilità per la risoluzione dei problemi e delle emergenze della nostra città. E così, sono certo, sarà anche in futuro.